Nel weekend di San Valentino fino a stasera il Touring Club ha aperto tanti luoghi d'arte. Alessandra Costa ha visitato a Milano la casa di riposo che fece costruire Verdi e dove il compositore è sepolto con la moglie. È uno dei luoghi di romantica bellezza scelti dal Touring Club questo fine settimana per festeggiare gli innamorati. In questo caso i suoi volontari, 800 solo a Milano, il cui impegno rende possibile l'apertura di tanti luoghi d'arte e di cultura. I nostri volontari sono innamoratissimi dell'arte e trasmettono ogni giorno la loro passione a tutti i visitatori che accolgono nei luoghi aperti per voi di Milano, che sono oltre 20, ma anche in questi giorni sono oggetto di una festa particolare che è quella della celebrazione dell'amore, l'amore per l'arte, per la cultura, per la musica. Per l'occasione una visita teatralizzata fa rivivere con Corinna Grandi e Gabriele Baio dell'associazione Damatrà personaggi che furono cari al maestro, dal soprano Teresa Stolz, sua musa, a Camillo Boito, architetto della stessa Casa Verdi. L'iniziativa Innamorati dell'Arte dei volontari Touring continua oggi con le visite guidate alla chiesa di San Fedele e San Maurizio, quest'ultima con apertura serale straordinaria fino alle 22. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.